Buongiorno a tutti, oggi siamo di nuovo al centro di Roma per un nuovo video, quasi letteralmente perché siamo a due passi dal Vaticano e da Castel Sant'Angelo. Ora, oggi di cosa vi voglio parlare? Vi è sicuramente capitato di camminare per Roma e di vedere grandi monumenti, Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali, insomma, cose che assolutamente non passano inosservato. Vi è mai capitato però di vedere qualcosa di piccolo e vi siete chiesti ma a che cosa serviva questo oggetto, questo elemento? Oggi parliamo proprio di questo disco qui. Prima di andare avanti col video, scrivetemi nei commenti secondo voi che cosa poteva essere, per che cosa poteva essere utile. In particolar modo oggi siamo a Borgo Pio, che era il luogo dei fornai. Questa storia infatti riguarda i fornai, ma anche, siamo vicini al Vaticano, il Papa. Al tempo infatti le tasse sul pane erano decise per legge proprio dal Papa, anche in base alla farina che i fornai utilizzavano per farlo appunto. Che cosa fecero i fornai per essere più furbi del Papa e della legge? E rimpicciolirono le pagnotte appunto per guadagnare di più sul pane che vendevano. Qui a Roma si dice: fa quello che il prete dice, non fare quello che il prete fa, cioè predica bene e razzola male fondamentalmente. E questo però all'occhio del Papa non sfuggì, e per tutelare i più poveri e coloro che erano analfabeti e non sapevano appunto di essere presi in giro dai fornai, fece costruire proprio questo disco che aveva il diametro della pagnotta appunto. Quindi ricapitolando, io andavo a comprare il mio pane dal fornaio, poi potevo venire qui, misurare, se era appunto di questa dimensione allora potevo andarmene a casa e mangiare la mia pagnotta, altrimenti se era più piccolo significava che il fornaio mi aveva appunto imbrogliato e quindi avevo la possibilità di reclamare appunto. Niente, questo è il video di oggi, fatemi sapere se avevate indovinato oppure no che cosa servisse, se avevate mai visto questo disco appunto. Qui a Borgo Pio ancora c'è qualche fornaio, adesso andiamo a provarne qualcuno. Noi ci vediamo al prossimo video.